Ebbene sì, è tornato dopo 2 settimane il Master Risponde. Sono emozionato. Prima domanda di questo Master Risponde, dal Lord Simon con molti coltelli e molti cuori neri. Potrei aver paura. Sei in mutande? Seconda domanda. Comunque sì. Hai mai registrato o registrerai un video dal cellulare? Sì, ne ho già registrati alcuni, mi ricordo, su Brawl Stars, che non porto da un'eternità. Tipo, avevo 11 anni nel mio primo video di Brawl Stars. E anche un altro gioco, com'è che si chiamava? Boh, un altro gioco, non mi ricordo. Ah, anche Clash Royale, ho fatto un video o due a caso. Comunque sì, potrei riportarli nel futuro. In caso suggeritemi qualche gioco carino da portare per il cellulare o con BlueStacks da PC. Terza domanda, che è un piccolo spammettino, come ci ricorda Eren Yeager, ovvero che in descrizione c'è il link del canale Viola. Occhiolino, occhiolino! Quarta domanda, è possibile che canali piccoli come quelli che ti seguono hanno un sacco di hater? No, rip. Mentre te non ne hai manco uno. Allora, non conosco in realtà i canali piccoli di tutti, cioè c'è chi magari li ha e chi non li ha. Non lo so. Però, no, io in realtà non ho tanti hater, magari ne ho uno o due. Quindi dobbiamo rimediare. Nei commenti, insultatemi. Che cosa sto facendo? E vediamo che succede. Master, perché in ogni video che fai è sempre la stessa maglietta blu? Allora, uno, non è vero. Due, ho la maglietta di Big Bang Theory. Se non avete mai visto Big Bang Theory, disiscrivetevi. Ora passo a tipo 23 iscritti, ok? Vi prego, non fatelo. Ma in questo video vi sto dicendo cosa non dovreste fare. E no, dipende, perché magari c'è tipo una settimana dove ce l'ho tutta blu, una rossa, perché registro solitamente 4 o 5 video tutti in un giorno, dato che i pomeriggi faccio le live e non riesco, la sera non faccio mai niente, a parte editare alle 4 di notte, e quindi potreste vedere tipo una settimana con la maglietta tutta di un colore, di un altro colore, e quindi sad story. Prossima domanda. Come mai sembrano dei bambini che abbiamo appena iniziato a parlare che diciamo solo perché non fa una piega, non fa una piega. Secondo te ci sarà un'apocalisse zombie? Sì, ma prima deve venire quella dei robot. Lo so già, mi hanno già informato. State tranquilli, la supereremo. Forse. Non la supereremo. Ho parlato di zombie, c'è un mega aereo, non so se lo sentite, che tipo mi sta planando davanti a casa. Se mi vengono a prendere, amici, sto per morire. Mi stanno per rapire. Master, adesso ci fa il girlfriend. Reveal. Vi lascio ancora un po' nel dubbio quel mistero lì che non fa mai male. Hai mai pensato di denunciare Aslan di stalking? Non fa una piega, non fa una piega. Ti sei mai fidanzato? Sì. È una domanda tranquilla e la possiamo chiudere qui. Prossima domanda, quando uscirà questo video? Ciao. La domanda è del 14 dicembre. La mia voglia di registrare è... Woohoo! Uscirà a gennaio. Prevede. Vai spesso in bici? Io vado in bici ogni giorno. Allora, no. Una volta fino ai 18 anni, 19, 18, dai. Andavo un botto in bici perché tipo uscivo con i miei amici il pomeriggio a giocare, li passavamo a chiamare tutti in bici. Poi ho smesso di andare in bici. Ho preso la macchina, bla 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 bla, però no, la bici ci vado poco. Vorrei ogni tanto andarci con la Graziella, bella raga, la Graziella. Però no, Graziella alla bici, non la... Cosa stavate pensando? E niente, quindi no, non ci vado spesso, dovrei andarci anche per smaltire un po' la trippa. Hai una casa? No, no, io ho un bungalow e registro da lì i video. Mi avete scoperto. Che ne pensi di sbrisere? Vai con la copertina, muhaha. Risata malvagia incredibile. Perché sì, se voi non lo sapete, ormai in tutte le copertine sono uguali. Tipo questa e tipo questa. Perciò sono tutte queste lo stampo dei Massa Risponde. Cosa ne penso di sbrisere? Ovviamente, come avrò detto degli altri tizi dei quali mi avete chiesto, in realtà non l'ho mai seguito, non mi è mai interessato. Cioè, ho visto che tipo di video fa. Non mi piacciono minimamente. Ovviamente metto le mani avanti a tutti coloro in quale piacesse Sbrizzer, metto le mani avanti. È un mio punto di vista. No, non mi ispira. Non fa per me. Non mi piace neanche come genere di video quelli roleplay, se non sbaglio. In generale, sia che li faccia uno come lui o un altro, non mi interessano. E niente, basta. Però credo che il buon Castoro si sia aggiudicato la copertina del video. Quindi, GG. Prossima domanda. Che ne pensi di Ratorix? Ha più iscritti di Sbrizzer, quindi la copertina clickbait la merito io. Però è vero, c'hai ragione. Però mi sa che diamo la precedenza a Castoro, il primo che l'ha detto. Quindi non vi dico cosa ne penso di lui, perché in realtà non ho mai visto nessun video. E vi lascio col dubbio per il prossimo episodio. Prossima domanda. Oh shit, ora sono tutte domande così. Cosa ne pensi di Emerald? E basta, no, sono finite. Ok, quindi facciamo domanda seria. Qual è lo youtuber che odi talmente tanto che la prima volta che hai guardato un suo video hai pensato: ma quanto è intelligente da 0 a 0? Allora, Dani, cosa ti rispondo? Ci devo pensare. Ah sì, cacchio, non mi ricordo il nome, quindi vi metto una sua foto. Ora starete vedendo la foto.
Questo tizio qua, del quale non mi ricordo il nome, se mi viene in mente ve lo dico, non l'ho mai seguito, mai visto nessun video, mai zero, fa Fortnite, credo faccia solo Fortnite, e una volta mi è uscito un suo video nei consigliati, a caso, ho detto, ma sì dai, ho fatto quell'errore di cliccare, madò, dire che mi ha cringiato, triggerato, dato un fastidio che madò, avevo già il coltello, no, mi dissocio, e no, lui mi fa totalmente vomitare, se lo seguite mi dispiace... defollowate, non so cosa fate, cioè, vi giuro mi dà un fastidio, proprio mi dà fastidio, fastidio. E niente, basta. A te, ma Minecraft, qual è il tuo mob preferito di Minecraft? Allora, preferito. Preferito vuol dire che odi di più o che ti sta più... perché il creeper, il creeper... Però credo che... oh cacchio, come si chiama? Oggi con i nomi, raga, proprio che fallimento. Quello, lo scheletro sul cavallo. Per capirci, ecco, lui mi piace un botto. Molto figo il design, molta carina. Non so parlare. Molto carina come idea. E quello lì è il mio preferito. Cosa ne pensi di Marci? Ecco, un'altra domanda. Prossimo video ce li teniamo. Ormai ho già le copertine per tutti i video, segnatevele. Ci abbiamo Ratorix, Emerald e Marci. Cosa ne pensi di questa moda della tua community di riciclare le domande cambiando il nome dello youtuber? Ci sta, in realtà ci sta. Abbiamo fatto partire questa moda. Cosa ne penso di Spawn antieroe Marvel? Non è molto pubblicizzato Spawn come antieroe, ma è molto interessante. Se seguite i fumetti, ne parlano abbastanza, comunque nei fumetti dove c'entra. Se non li seguite, molto probabilmente non lo conoscete. Molto carino, molto carino. Secondo me dovrebbero farci un film a tema su di lui come villain, oppure boh, metterlo in qualche cameo, non lo so. Comunque un antieroe molto interessante. In caso andate a informarvi, perché figo, figo, vi piacerebbe se seguite la Marvel, altrimenti niente. E mi termina la domanda con cordiali saluti, anche lei dottore, cordiali saluti. Ultima domanda di giornata, non so quanto ho risposto, non so quanto dura il video, ma so che la prossima domanda sarà: credi nell'astrologia? Se sì, quale segno ti sta genericamente anti-Badigou? Se no, lol, non so che dire. Allora, credi nell'astrologia? No. Però nell'astronomia è molto interessante. Comunque no, segni antipatici, nessuno, io sono Acquario. Un saluto a tutti Acquario, che so che seguono sempre i miei video. Niente, però no, segni antipatici no. Il mio preferito è il mio. Siamo di parte e no, basta, niente. Non so dirti molto in realtà dell'astrologia. L'astronomia è molto figo, se dovete scegliere una scuola superiore fate quella di astronomia. Quindi signori, non ho idea di quanto sia durato il video. Caccio l'F11, chiudi, stacca, stacca. Ci stanno rintracciando. Spero che questo master risponda, che non usciva da più di 2 settimane. Vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione. Domenica prossima, nuovo episodio. Vi do appuntamento alla solita ora, ovvero 19:15, con un nuovo video. Ciao.